fu la prima a indossare gonne cortissime in campo, quando tutte avevano le gambe coperte. La chiamavano la Divina. Erano gli anni 50 e lei a pericoli, con le sue chicchissime culotte di pizzo e le sue clamorose vittorie, scrisse la storia del tennis femminile. Le sue sottane, le sue mini con tanto di piume di struzzo, inserti di visone, diamanti, fiocchi o paillette, fecero prima scandalo poi tendenza, mentre il suo nome faceva il giro del mondo. 27 titoli italiani vinti tra singolare, doppio e doppio misto. Una carriera fulgida. 3 volte agli ottavi di finale del Roland Garros, la prima a 20 anni, e 3 volte a Wimbledon, l'ultima a 37, nel 1970. La racchetta da tennis la impugnò per la prima volta in Africa, nel campo della villa di famiglia ad Addis Abeba. Aveva 9 anni. Giocava con il padre, con la madre, oppure maltrattava la pallina contro un muro, come ha raccontato. Rivelando poi che, anni più tardi, quando a Wimbledon indossò i cortissimi completini dello stilista Ted Tinling, oggi esposti al Victoria and Albert Museum di Londra, il padre si infuriò vietandole di giocare ancora, ma non ci riuscì, per fortuna. Mitiche le sue vittorie in doppio misto con Adriano Panatta, le 5 finali giocate a Roma e le 3 vittorie di fila a Monte Carlo con Silvana Lazzarino, con tanto di Supercoppa d'argento. A 40 anni, nel 75, la regina del pallonetto, come anche era chiamata, smette di giocare. Indro Montanelli, che l'anno prima aveva fondato il giornale, la vuole a scrivere e da allora Lea Pericoli non ha mai smesso di fare la giornalista. Nel 1976 diviene la prima telecronista donna della storia della televisione in Italia e lavora a lungo sul piccolo schermo negli anni seguenti come conduttrice. A un certo punto della partita io devo servire. Servo caffè. Beh, non è esattamente così. No? Non serve. No, servire no, vuol dire mettere la palla in gioco. Lei serve la prima palla, poi servo io. Ci serviamo, ma non un tè. Ma la sua vittoria più grande, forse, è stata quella contro il tumore, che ha battuto 2 volte. La prima nel 1973 e a 6 mesi dall'operazione lei ha stupito tutti ancora una volta, riconquistando il titolo italiano. Sul campo fuori la tenacia non le è mai mancata. E forse aveva davvero ragione Montanelli quando la soprannominò Coniglio Coraggioso.